musica, teatro, spettacoli, danza, cabaret e jazz. È il mix del cartellone di Estatica 2017 che torna ad animare il porto turistico per l'intera estate, ad aprire la kermesse giunta alla sua 8ª edizione. Il 24 giugno prossimo sarà l'evento Solstizio d'Estatica, interamente dedicato all'Abruzzo, con anche la proiezione dei migliori spot dell'iniziativa Uno Spot per l'Abruzzo. Tra i numerosi appuntamenti, 42 le date in programma, il Festival Concerti Sotto le Stelle, la seconda edizione di Mare Celtico, 3 serate di Cinestatica, 4 con il Pescara Jazz, torna a fare tappa a Pescara anche lo street food. Il 1 agosto c'è lo spettacolo di Peppe Servillo, il 6 quello di Pino Insegno e Federico Perrotta con Valentina Olla, dal titolo C'era una volta la TV. A chiudere la rassegna di Estatica 2017 sarà la cantautrice italiana Marina Rey il 27 di agosto, ma l'ospite più atteso è il cantante spagnolo Álvaro Soler, che ha conquistato ben 13 dischi di platino. Il tour estivo farà tappa ad Estatica il 13 agosto. Sarà un punto di riferimento dell'estate pescarese. Siamo molto soddisfatti del cartellone messo in atto dalla Marina, che è la società che gestisce appunto il porto turistico. L'obiettivo nostro era di incrementare presenze e dare visibilità a questo gioiello della nostra città. Tra l'altro quest'anno c'è anche la partnership con la Camera di Commercio di Chieti, che così lancia la fusione. Il vero obiettivo della fusione è il risparmio a favore dell'economia, soprattutto a favore delle imprese del nostro territorio, di Chieti e di Pescara, perché sono le imprese che finanziano il sistema camerale italiano. Per cui il nostro dovere sarà, per chi rappresenterà la prossima Camera di Commercio, ma io ne sono certo perché le associazioni di categoria tutte stanno spingendo in questa direzione, che l'investimento deve essere fatto soprattutto a favore della piccola e media impresa.